Benvenuti in Cucina Consapevole. Oggi vi voglio proporre un riso integrale con l'ortica e lo scalogno. Sul riso integrale, il re dei cereali, potete rivedere il video del riso integrale con i semi tostati, dove spiego tutte le proprietà meravigliose del riso. Per la medicina cinese, l'ortica interviene nell'eliminazione delle scorie del corpo, quindi tonifica il sistema milza pancreas e rafforza il sistema immunitario e la circolazione dei liquidi corporei. L'ortica aiuta il corpo nella produzione di sangue e nell'eliminazione delle tossine, grazie alla sua azione sul milza pancreas. Essa quindi facilita la trasformazione dei nutrienti in energia nutritiva. È quindi utile nei problemi digestivi, di assimilazione, ma possiede anche qualità diuretiche favolose. Sono Sonia Vellere, cuoca olistica, consulente di terapia alimentare, e oggi con te voglio raccontarti questo piatto salutare, gustoso e veloce. Ecco gli ingredienti: 320 g di riso integrale, 700 ml di brodo vegetale, 5 scalogni, 160 ml di vino bianco aromatico, 1,5 cucchiaio di farina di mandorle, 125 g di polvere di ortica essiccata, olio d'oliva extravergine, sale marino integrale, un po' di pepe e uno spicchio d'aglio messo sotto salsa di soia. Anche qui avete il video per la ricetta. Andiamo ai fornelli. Lavate il riso integrale, sciacquatelo bene e riponetelo nella pentola con il doppio della sua acqua. Quando inizierà a bollire, aggiungete un pizzico di sale marino integrale e fatelo cuocere per 30 minuti. In una padella oliata aggiungete l'aglio messo sotto salsa di soia, lo scalogno e fate cuocere per 10 minuti affinché sarà ben cotto. Aggiungete il riso, che sarà ancora al dente, un po' di vino bianco e fate cuocere per qualche minuto. Aggiungete la polvere di ortica e fate cuocere per qualche minuto. Spolverate con farina di mandorle e pepe e mantecate e servite. Che meraviglia, che bontà! E poi con la polvere di ortica tutto è più semplice. Io uso questa, che è veramente buona. Sono emozionata, la nostra community sta crescendo e io sto crescendo con voi. Se il video vi è stato utile, mettetemi un bel mi piace. Vogliamo fare una rivoluzione gentile fatta da persone che amano la vita. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati sulle live, sulle ricette e sulle pillole di consapevolezza. Inviatelo ai vostri amici, così farete loro un dono di consapevolezza. Se rifate la ricetta, taggatemi su Instagram con @cucinaconsapevole e scrivetemi. Lasciate i vostri commenti qui sotto, andate sul sito www.cucinaconsapevole.com. E c'è la nuova newsletter. Vi saluto, ciao!